ragazze, ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina e benvenuti ad una nuova puntata di Come Non Cucinare con Nicole. Oggi seguiremo la ricetta di Fatto in Casa da Benedetta del tiramisù alle fragole. Mi avete chiesto in tantissimi di fare il tiramisù quando vi ho chiesto su Instagram e quindi questo è quello che proverò a fare oggi. Io non ho mai fatto il tiramisù, figuriamoci se ho mai provato a fare il tiramisù alle fragole, però visto che questa ricetta mi ispira alquanto e ovviamente mi ispira a mangiarmelo, direi di provarci, ragazzi. Se va tutto bene esce decente, se no fa niente, ci abbiamo provato. Allora, adesso vi faccio vedere le cosine che ci servono. Eccola qui la ricetta. Abbiamo bisogno di 200 grammi di savoiardi, eccoli qua, questi sono 400 grammi, quindi useremo metà pacco. Poi ci servono 500 ml di panna fresca, io userò questa della la Chef Panna Fresca di Parmalat e appunto ognuno di questi ha all'interno 250 ml, quindi 500 ml in totale. Poi ci serviranno 250 grammi, ecco già sbaglio se ho messi bene, 250 grammi di mascarpone ed ho preso questo mascarpone Santa Lucia di Galbani. Poi ci servono naturalmente le fragole, ragazzi, e ci servono 300 grammi di fragole, queste sono 500, quindi un po' di più della metà avremo bisogno. Poi ci servono 400 ml di succo d'arancia, ho preso questo che è l'unico che ho trovato del Despar, e poi 2 cucchiai di zucchero semolato, che ragazzi abbiamo imparato nell'ultimo Come Non Cucinare con Nicole, no, abbiamo niente Nicole, io ho imparato che lo zucchero semolato è lo zucchero classico, ok? Pensavo fosse chissà che roba figa, strana, alternativa, no, lo zucchero semolato è lo zucchero normale, quindi ci servono 2 cucchiai di zucchero semolato, poi abbiamo bisogno di 4 cucchiai di zucchero a velo e ho trovato anche questo, tadan, questo della Pane Angeli, appunto zucchero a velo, abbiamo bisogno di 4 cucchiai, ok, qui ce n'è tantissimo, quindi direi che sicuramente avanzerà. E poi sempre della nostra ricetta abbiamo bisogno anche di un cucchiaino di estratto di vaniglia e io ho trovato questo che è aroma vaniglia per dolci, spero e mi auguro che sia la stessa cosa perché in realtà non ne ho idea, comunque anche questo è di Pane Angeli. Il risultato che dovremmo ottenere è questo, ragazzi. Spero riusciate a vedere. Ok, questo è il risultato che dovremmo ottenere. Non ho preso le fogliettine di menta perché insomma già è tanto se riesco a farlo. Figuratevi se mi metto a decorare così a mo' di chef. Assolutamente no. E però non mi sembra nemmeno così difficile. Quindi addio, adesso ho detto che non mi sembra difficile, viene fuori un casino. Però mi sembra abbastanza fattibile, se non altro un pelino più semplice della torta che abbiamo fatto la volta scorsa e che comunque ho dovuto appunto cuocere in forno, quindi questo non ha bisogno di cottura naturalmente, tiramisù, questo almeno lo so. Allora, iniziamo. Come prima operazione prepariamo la bagna, che cos'è la bagna? E le fragole per il ripieno. Ok, in una terrina capiente mettete le fragole tagliate a cubetti, aggiungete lo zucchero semolato e bagnate con il succo d'arancia. Ok, allora organizziamoci un attimo. Ho preparato anche la bacinella, veramente aggiungo doppie e le tolgo così un po' a caso, e quindi andiamo a lavare e a pulire intanto le fragole. Oh mio Dio, ragazzi, c'è un ragno che zampetta libero all'interno, ma io dovevo proprio prendere... Oddio, scusatemi ragazzi. Ok, lo vedete? Lo vedete? Ti prego vattene! Ho paura! Riuscite a vederlo? È proprio là? È proprio là! Che zampetta, tranquillo, sei piccolino e tanto carino, ma io ho paura! Ah, che ci faccio con te, mamma mia! Ma l'unica vaschetta con ragno dovevo beccarmi? Ok ragazzi, mi è preso un colpo, vi giuro, poi alla fine continuavo a risalire veloce, volevo filmare ma ero troppo terrorizzata perché stavo per toccarmi la mano, quindi sapete cosa ho fatto? Ho guardato se sotto la finestra c'era qualcuno, ovviamente non c'è un'anima viva perché è già tardi di sera,
e tipo l'ho buttato giù perché non volevo ucciderlo. Quindi ciao ragno, adesso te ne vai in giro libero per Trieste. Ritorniamo a noi ragazzi. Allora, le fragole, adesso ovviamente ho buttato anche quel recipiente perché mi faceva impressione. Adesso andiamo a lavarle e a pulirle. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, io ho tagliato queste fragole, ragazzi, non sono a cubetti perfetti, mi auguro, spero bene che vadano bene. Poi allora dobbiamo, vediamo, in una terrina aggiungete lo zucchero semolato e bagnate con il succo d'arancia. 2 cucchiai. Allora, 1. E 2. Ta-da! Potrei anche finire qua il video e mangiarmi le fragole così come sono. Sono alquanto tentata, ma no Nicole, poi ti gusterai il tiramisù alle fragole, sperando che venga decente. Allora, poi abbiamo detto 400 ml del succo d'arancia. Tiri! Agitiamo per bene la cucaraccia. Ok, ci siamo, dovremmo esserci. E visto che sono molto precise, ragazzi, utilizzeremo anche la brocca con le misurazioni per fare esattamente 400 ml. Probabilmente per voi è normale, dite ovvio Nicole, cioè cosa vuoi usare per misurare? Però per me è tanto, perché di solito faccio tutto un po' a caso, un po' così come viene, tipo boh, circa sarà. E poi forse per questo che viene tutto un disastro. Gatto Denver, cosa c'è? Sì, tu sei protagonista e assaggerai anche il tiramisù alle fragole. Sì. Ok, adesso dice Benedetta di aggiungere, bagnare tutto con il succo d'arancia. Ok, mi sembra un po' tanto, no? A parte che ancora non ho capito cos'è la bagna, immagino lo scoprirò. Adesso siamo già allo step 2, ragazzi, e fino adesso sta andando tutto abbastanza decentemente. Allora, mescolate fino a sciogliere completamente lo zucchero, quindi fate macerare le fragole nel succo d'arancia per almeno mezz'ora. Wow, ok, allora mescoliamo fino a sciogliere completamente lo zucchero. Questa è la nostra bacinella per adesso, che non ho capito cosa ci serviva, ma mescoliamo. Penso che comunque lo zucchero in realtà si sia già sciolto, perché io sono talmente lenta a fare le cose che onestamente penso che sia già tutto sciolto, infatti non si sentono più i granelli. Benedetta, io non sono veloce, rapida, tac tac, insomma io ci metto una vita per ogni passaggio, però visto che ci tengo a seguire queste ricette che facciamo in questi video, come non cucinare con Nicole, ci tengo a seguirla alla lettera, e allora voglio assicurarmi rileggendo tutto almeno 3 volte. Ok, secondo me ci siamo, ragazzi, e adesso questa la lasciamo riposare mezz'ora. Pensavo di poter poltrire per questa mezz'ora, ma no, bisogna fare altro. Nel frattempo preparate la crema. Aiuto. In una ciotola capiente mettete la panna, il mascarpone, lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia. Ok, cosa significa una ciotola capiente? Questa sarà capiente secondo voi? Se non è una di plastica, forse è meglio se prendo quella di plastica un pochino più grande. Non vorrei che poi schizzasse tutto fuori quando andiamo a... con il mixer, veramente oggi, cioè non so come parlo, scusatemi. Ok, useremo questa che mi sembra più capiente, perché con l'altra mi sa che era troppo piccola. E adesso, allora, Nicole, organizzati. Allora, panna, mascarpone, zucchero a velo, ci siamo. Riguardiamo la ricetta 700.000 volte. Allora, la panna. Un po' di Coca-Cola zero, ragazzi, che la situazione si sta facendo impegnativa. Allora, cosa dobbiamo farci con questa cosa? Penso che dobbiamo andare a frullare il tutto. Ah no, non dimentichiamoci la vaniglia. Allora, e lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia. Quanto è che devo mettere l'estratto di vaniglia? Un cucchiaino. Vi prego, ditemi che aroma per dolci e creme di pane angeli e effettivamente estratto di vaniglia, quello che intende lei nella ricetta, perché è l'unica cosa che sono riuscita a trovare. Un cucchiaino. Penso che sia tutta la boccetta un cucchiaino, no? Sì, decisamente sì.
Ok, siamo già al terzo step della mia ricetta e tutto prosegue come dovrebbe, secondo i piani. Allora, lavorate tutti gli ingredienti con una frusta elettrica fino a ottenere una crema soda e ben montata. Conservate la crema in frigo fino al momento del suo utilizzo. Cioè, adesso la utilizzo, non va bene? Devo lasciarla là? Ah, no, nel senso, ok, intanto la mettiamo in frigo, poi la tiriamo fuori. Boh, che ne so. Ho qui la mia, il mio hand mixer. Sto cercando le due cose. Trovate? Ok. Speriamo che non schizzi tutto ovunque, aiuto! Sta letteralmente schizzando ovunque. Ovunque! Notare, ragazzi. Vabbè. Ok, ho messo questo canovaccio da cucina, come lo chiamate, si chiama canovaccio. Ci posso credere, persino sul cellulare. Tutto schizzato, ok. Ci provo, ma sto sporcando tutta la cucina, ragazzi, ma dettagli. Penso di esserci riuscita, ragazzi, mi sembra una crema soda e ben montata. Ed è strabuona. Allora, adesso la mettiamo in frigo. Ta-ta-dan, ta-ta-dan. Sono super gasata, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Prossimo step. Trascorsa la mezz'ora, ma è trascorso anche di più nel frattempo, visto che ci ho messo una vita, prelevate con una schiumarola metà delle fragole messe a macerare, tenete da parte con la schiumarola. Cos'è una schiumarola? Niente, vado a cercare su Google perché non ho la minima idea di che cosa sia una schiumarola. Ah, ok, è una specie di... tipo... questo coso. Io pensavo che fosse fatto per le patatine e le cose fritte, invece mi sto rendendo conto che non lo è, effettivamente. Non penso neanche di averla una cosa del genere. Controlliamo. Dopo aver sfasciato mezza casa e mezza cucina, ho trovato questa, che assolutamente non è la stessa cosa, ma io non ho la schiumarola. Porca miseria, la schiumarola. Ma da dove, cioè, da dove le prendono queste cose? Allora... e probabilmente tutti saprete che cos'è una schiumarola, adesso non serve che vi fate fighi. Nicola, sai che è? Ho capito. Sto scherzando naturalmente, ma mi fai impazzire che ogni volta trovo sempre un termine, una roba di cucina che non avevo proprio la minima idea di che cosa fosse. L'altra volta che cos'era? Mi viene in mente. No, non mi ricordo, però so che c'era un termine che non avevo mai sentito. Ok, comunque adesso ho imparato che cos'è la schiumarola. Allora, prelevate con una schiumarola, vabbè, usiamo questo, metà delle fragole messe a macerare, tenetele da parte. Ok, circa, facciamo così, a occhio. Ok, dovremmo esserci più o meno la metà, le ho messe da parte. E adesso frullate le fragole restanti direttamente nel succo d'arancia. Potete usare un classico frullatore o un frullatore ad immersione. Da notare tra l'altro che ho questo frullatore da almeno 3 anni e non l'avevo mai usato. Questa sarà la prima volta lo useremo insieme, quindi spero che funzioni. Proviamo. Ok, funziona. Troppo bene anche, mi sono spaventata, che cretina. Ragazzi, ma dov'è che sbaglio? Non frulla un tubo! Cioè... sono state da un quarto d'ora e sono esattamente le stesse di prima, ma perché? Non è che non funziona bene? Non è che forse non è questo un frullatore ad immersione? Lasciamo stare, usiamo il frullatore normale perché ho anche quello, grazie al cielo. Tra l'altro mi avete consigliato in tantissimi quello della Sme Rosa e lo prendo sicuro, l'ho visto live, è bellissimo, bellissimo. Ok, tentativo numero 2, ho lavato il frullatore e quindi useremo questo, che è stravecchio e non taglia tantissimo, ma sicuramente sarà meglio dell'altro che non taglia niente. Quindi vi prego, ditemi perché, o non lo so usare io, forse quello non è un frullatore, invece non l'ho capita. Comunque, allora, proveremo col frullatore normale. Mi sono appena resa conto che il frullatore di immersione, se è così che si chiama, aveva questo. Forse dovevo usare questo. Forse per questo che non funzionava, o forse non c'entra niente, non lo so. Ok, comunque, dubbi, ma chi se ne frega, dubbi amletici. Allora, il nostro frullatore è pronto. Come potete vedere, azioniamo. E questa dovrebbe essere la bagna per i savoiardi. E non è che ci sono arrivata da sola, c'è scritto nella ricetta. Poi, siamo pronti per assemblare il tiramisù, finalmente! Sporcate il fondo di una pirofila, la mia è quadrata e misura 25 cm di lato. Io ho questa, forse un po' troppo grande, perché sennò potrei usare... aspettate,
Secondo voi è più o meno di 25 centimetri? Questa o questa? Questa o questa? Questa mi sembra più simile a quella che usa lei, quindi andremo ad usare questa. Preleviamo la nostra crema alla panna. È rimasta bella densa, ragazzi, super cremosa. Mamma mia, me la mangerei. Mi adoro il mascarpone. Ok, allora, sporcate il fondo di una pirofila con un paio di cucchiaiate di crema alla panna. Quindi fate un primo strato di savoiardi ben imbevuti nella bagna di arance e fragole. Ok, allora, piano, che qui in una frase ci mettono 70 cose da fare. Allora, che cosa significa poi sporcate il fondo di una pirofila? Cioè ci butto 3 gocce o devo mettere tutto uno strato? Boh, mettiamo uno strato. Allora, dobbiamo fare adesso, abbiamo messo la crema sotto, sporcato con la crema, poi, tutti questi termini, poi, primo strato di savoiardi imbevuti nella bagna, poi un altro strato di crema, poi fragole, poi di nuovo savoiardi, crema e basta. Ok. Sono molto soddisfatta fino adesso, stiamo mettendo il secondo strato di savoiardi, abbiamo tantissima bagna che veramente secondo me è esagerato mettere così tanto succo d'arancia, ma va bene, questa è la ricetta e noi la seguiamo. Secondo me potevamo mettere anche un pochino di fragole in più, quindi per la prossima volta secondo me possiamo mettere l'intero cestino. Comunque, proseguiamo adesso, andiamo a mettere, inzuppare il resto dei savoiardi e poi altra farcitura di crema sopra. Ok ragazzi, finito per il momento, questo è il risultato, sono molto contenta devo dirvi, anche se non l'ho ancora assaggiato, ma ho assaggiato un po' di qua, un po' di là, un savoiardo di qua, un po' di crema, quindi so che sarà buono, però adesso, secondo la ricetta, dobbiamo farlo riposare, mi sa, in frigo per almeno, sì, in frigo per almeno 4 ore. Quindi adesso è sera, mi sa che ci rivediamo allora domani mattina, lo decoreremo e lo assaggeremo insieme. Quindi per voi passeranno 3 secondi, per me appunto ci vorrà un po' prima che io possa assaggiarlo, perché sono super curiosa, ma a dopo. Ciao ciao tiramisù, ci vediamo domani mattina. Ragazzi, decisamente non è mattina, non è la mattina dopo, ma sono passate 2 ore e mezza e siccome non ho sonno ancora e ho seriamente troppa voglia di assaggiare questo tiramisù alle fragole, alla fine mi sono messa a decorarlo e voglio assaggiarlo adesso. Tanto ho messo il frigo al massimo, quindi secondo me ci va, dai. Comunque questo è il risultato, ragazzi, sono super super orgogliosa. Ho deciso di decorarlo in modo diverso rispetto alla ricetta, cioè l'unica cosa che ho cambiato è che Benedetta ha messo le fettine di fragola in fila e io ho fatto questa specie di giro giro tondo. Mi sembrava più carino, sembra molto bello, spero anche che sia buono, ragazzi. Che cosa vi sembra? Ditemi che cosa vi sembra nei commenti. Adesso lo assaggiamo e sono super super emozionata e curiosa di vedere com'è. Ammirate anche da vicino lo splendore, la bellezza, ragazzi, tada! Sono super orgogliosa. Sto cercando di prenderne una fetta senza fare danni. Vediamo se ce la faccio. Che emozione, ragazzi, mi sento molto giudice di Masterchef in questo momento e sono emozionata perché ovviamente è il mio primo tiramisù di sempre. Assaggiamo. Sono anche quasi riuscita a tagliare un pezzo senza distruggerlo completamente. Wow, prendiamo un bel po' di mascarpone. Ragazzi, sono troppo fiera di me stessa, è venuto buonissimo, è proprio buono. Questa crema è la fine del mondo, io vorrei tantissimo potervelo fare assaggiare, che tra l'altro in questa quarantena io sto cucinando tutta roba buonissima che viene anche bene e non posso farla assaggiare a nessuno, a nessuno. Vabbè, però ragazzi, mi piacciono molto i savoiardi piuttosto che nel caffè, appunto inzuppati in questo frullato di arancia e fragole, è buonissimo. Non avete idea, provatela questa ricetta, ragazzi, perché è veramente, veramente fantastica. Forse ne ho fatto troppo, perché per mangiarmelo tutto io decisamente, ma
troppo troppo buono. Ok ragazzi, e dopo essermi abbuffata, questo è quanto per il video di oggi, come non cucinare con Nicole. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se volete vedermi non cucinare altre cose, scrivetemi nei commenti cosa vorreste che preparassi nel prossimo video. Vi mando un bacio grandissimo e vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte, anche se la videocamera è lontana, ma vi raggiungo e vi abbraccio forte, 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 perché vi voglio bene. E questo è quanto, mia family, noi ci vediamo domani, mi raccomando, sempre alle 17:30, sì, perché questo video lo vedete domani, è giovedì, quindi sì, noi ci vediamo domani, venerdì, alle 17:30. Bacio grande, ciao!